testa avanti, testa indietro, testa avanti, testa indietro. Ma stai riprendendo? Sì, vai tranquilla. Ancora una volta avanti, una volta indietro e ritorniamo al centro, pieghiamo a destra e a sinistra, destra, sinistra, mi fermo al centro e ruoto la testa, guardo a destra e guardo a sinistra. Guardo a destra e guardo a sinistra. Ancora. Ultima. Mi fermo al centro, allungo il collo, avanti e indietro, avanti, indietro. Andiamo avanti e lentamente scendiamo fino ad appoggiare il mento al petto. Inspiro, espiro, inspiro. Ancora. Rimaniamo con la testa avanti, il mento appoggiato al petto. Non curvare la schiena, il mento sempre attaccato al petto, dondolo a destra e a sinistra. Centro, solleviamo la testa e andiamo indietro. Facciamo la stessa cosa, dondoliamo a destra e a sinistra. Schiaccio bene. Centro, circonduzione completa della testa, cervicale, lenta. Quando ho finito il primo giro, cambio il senso della circonduzione. Quando ho terminato anche il secondo, sollevo la testa e vado a lavorare con le spalle su e giù. Solleva e schiaccia. Inspira, espira. Ancora e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Portiamo le mani sulle spalle, facciamo delle circonduzioni indietro con i gomiti. Verso lo specchio, stendiamo le braccia, le spalle sono basse, inspira, tira e schiaccia il braccio destro contro il petto, spalla bassa. Piega, spingi dietro. Riportiamo le braccia avanti, tira. Schiaccia il braccio sinistro contro il petto, piega e spingi di più. Portiamo le braccia di nuovo avanti, inspiriamo, espiriamo, schiacciamo le spalle, inspiriamo e portiamo le braccia davanti, inspiriamo e schiacciamo, inspiriamo
e portiamo avanti, ultima volta, rimaniamo su e schiaccio e sollevo, schiaccio e sollevo, schiaccio e sollevo, schiaccio, sollevo, schiaccio, allungo, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, afferriamo il polso destro con la mano sinistra e tiro come se volessi staccare il braccio dalla spalla. Non stacchiamo il sedere dal pavimento, appoggiamo la mano sinistra e scendiamo un po' di più, allunghiamo bene il fianco. Torniamo su, pieghiamo la testa destra. Prendiamo un bel respiro e ruotiamo il mento verso la spalla. Centro, spingiamo il gomito destro dietro la testa, riportiamo le braccia in alto, afferriamo il polso sinistro e tiriamo. Facciamo scendere la mano sul pavimento, andiamo giù. Pieghiamo la testa destra, sinistra. Prendi un bel respiro, ruota, mento verso la spalla. Sali, piega dietro. Apri e porta. Attenzione, dondola, destra, sinistra, accarezzando il pavimento, cerchiamo di scendere bene giù. Torniamo al centro e srotoliamo, attacchiamo la pianta dei piedi, ci teniamo alle caviglie e allunghiamo bene la colonna, buttiamo fuori l'aria, schiena rotonda, testa avanti. Inspira, allunga la colonna. Espira, inspira, espira, inspira e adesso espira, scendi avanti, testa sui piedi, allunga la colonna e sali, vai, scendi, allunga la colonna e sali, ancora, scendi, colonna e sali, ultima volta, scendi e sali e andiamo a stendere la gamba destra davanti a noi, teniamo il piede sinistro attaccato alla coscia, mani sul pavimento, naso verso il ginocchio. Porta il braccio destro dietro di te, guarda la mano con la coda dell'occhio. Torna sulla caviglia. Sali,
e ruota verso sinistra, metti la mano destra sul ginocchio, allunga bene la colonna. Mani sulle caviglie, sulla caviglia. Non so che mix di musica sia vecchia sta cartella. Porta la mano sinistra dietro di te, guarda la mano. Torna sulla gamba. E sali col busto, mano sinistra sul ginocchio destro, spingi le spalle indietro. E ritorniamo al centro. Apriamo solo la gamba destra lateralmente, scendiamo avanti col busto, facendo attenzione a non staccare il gluteo da terra. Quindi con la mano mi spingo bene al centro. Quando sento che il gluteo si stacca da terra, mi fermo. Cammina sulla gamba destra. Come se volessimo piegare la gamba al contrario. Asciagola.
fascia, sposta busto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prendi il piede, tira. Mani davanti alle ginocchia, buttiamo fuori l'aria, arrotondiamo la schiena e inspiriamo, allunghiamo la colonna. Espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo. Vai. Ultima volta, scendiamo e rimaniamo appesi alle gambe, i piedi si staccano leggermente dal pavimento, addominali forti, e teoricamente io e la Maria abbiamo messo il tappetino sbagliato, rotolo e ritorno su, però se lo faccio con la schiena rotonda non sento male. Torno su. Vale. Vai ancora. L'ultima volta. E rimaniamo qua. E divarichiamo di nuovo le gambe. Ci appoggiamo con le mani per terra dietro di noi senza rilassare troppo gli addominali. E chiudi la gamba destra sulla sinistra. Chiudi la sinistra sulla destra. Accarezziamo la gamba sinistra col piede destro e riportiamo la gamba a posto. Stessa cosa, sinistra, destra, sinistra. Ora disegniamo un cerchio con la gamba destra intorno alla sinistra per 4 volte. Ancora una. E rimane la gamba qua. E abbraccio. Abbracciamo completamente la gamba destra e appoggiamo, se riusciamo, il naso sul ginocchio. Mani sul pavimento, apri la destra e vai sinistra. Incrocia. Abbraccia. Abbraccia di più, naso sul ginocchio. Stacca la colonna, ancora, spingi a terra e stacca, spingi a terra, spingi a terra, in arca, ultima volta, spingi a terra e stacca completamente la schiena da terra, spingi il bacino verso l'alto, lentamente ritorna e appoggia una vertebra dopo l'altra. Quando sei giù, in arca e di nuovo contrazione addominale dei glutei, spingi sul bacino, rimani in appoggio sulle spalle e torna in arca, vai,
due le ginocchia al petto, tira bene le ginocchia verso le spalle. Devi stringere tutto, stendi la gamba, gamba tesa, porta davanti a te, e piega tutte e due. Prenditi con le mani e tira bene le gambe verso il pavimento. Stendi tutte e due le gambe. Lato sinistro, tira come se qualcuno mi tirasse
per le mani e per i piedi, prima da una parte e poi dall'altra ancora. 4, 3, 2 e 1. Porta le mani vicino al busto, sali col sedere. Una bella rilassata, testa al centro. Stendi la gamba destra. Piega. Stendi la gamba sinistra. Piega. Stendi tutte e due. Da qua proviamo ad andare in candela. E lentamente tornate con la schiena a terra. Stendi le gambe, stendi le braccia, tira, e ci giriamo con la pancia sul pavimento. Ok, afferriamo il piede sinistro con la mano sinistra. Andiamo bene, il tallone verso il gluteo. Mano sinistra, piede sinistro. Lascia, cambia. Indietro col sedere, pancia sulle cosce, fai scivolare dietro di te la gamba sinistra, senza staccare la pancia dalla coscia, andiamo a terra col gluteo destro. Sali col busto, piega la gamba sinistra dietro di te e vai indietro con la schiena, appoggia i gomiti sul pavimento se riesci, altrimenti stai in appoggio sulle mani. Sto in appoggio sulle mani. Aiuto, che male al ginocchio, sto ginocchio bastardo, che dolore. Pancia attaccata alla coscia, vai a terra col gluteo. Domanda questa. Sì. Bellissima. Che musica è? È la colonna sonora di Amelie, mi sembra, o di Chocolat, non mi ricordo. Chocolat forse. Saliamo col busto, pieghiamo la testa dietro di noi e andiamo a terra con i gomiti. La celeste. Non mi ricordavo che ce l'avrei stamattina. Però è oggi. Senza piano, ma bene. Ah, sai che sono un figliolo. Guarda.
mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, schiena rotonda, schiena piatta, fuori il sedere, fuori la testa, schiena rotonda, schiena piatta, schiena rotonda, schiena piatta, ancora rotonda, piatta, manteniamo la schiena piatta e infiliamo il braccio destro nello spazio che c'è tra l'altro braccio e la coscia, andiamo completamente a terra con la spalla. Veniamo su, ricambiamo. Cercate di tenere il braccio allineato con la spalla, quindi non più in basso e non più. Torna al centro e puntiamo i piedi, veniamo su con le ginocchia e lentamente stendiamo le gambe senza staccare le mani da terra e pieghiamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, inspiriamo, espiriamo, ultima volta, inspiriamo, espiriamo e saliamo piano e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiro, espiro, espiro.